In un tempo dimenticato tra i secoli bui, sospeso fra la storia e il mito, l'arcangelo Uriele scese presso l'eremita San Venerio, il mite uomo dello spirito. Alzati e viaggia verso l'occaso. Là, oltre le acque, troverai un'isola nascosta, dimora di demoni fuggiti dall'inferno. Liberala dalle forze del diavolo e fai rinascere il paradiso sulla terra. Venerio obbedì e, raggiunti i mari e oltre il tramonto, si tolse il mantello logoro, lo poggiò sull'acqua, vi salì ed attraversò i flutti camminando. Giunto alla meta, trovò ad attenderlo un'orda selvaggia di donne e uomini nudi ed ostili, in agguato sui rami di un maestoso e sinistro albero. Scesero trasformandosi chi in fiere fameliche e chi in insetti velenosi e striscianti. «Andate via, creature dell'inferno!» intimò il pio uomo. «In nome di Dio Padre Onnipotente, sprofondate negli abissi!» I demoni fuggirono di fronte all'ardore della sua fede, tranne uno, lo scorpione più antico e potente. Venerio non indietreggiò e gettò l'orribile bestia nell'oceano. Poi abbatté il grande albero che al male aveva dato ricetto e al suo posto piantò un tenero salice che benedisse e accudì. E da allora l'isola prese il nome di Willow Tree e fu beata con felicità ed abbondanza, terra dell'amore e della vita. Poi venne l'anno 1518, ma questa è un'altra storia, la vostra storia.